organizzare, e quindi stando dentro i partiti e avendo un ruolo diverso e costringendo i partiti a cambiare, e dall'altra chi invece diceva in questa situazione è indispensabile e si può cambiare solo stando fuori, quindi creando movimenti, creando cittadinanza che spinga da di fuori. Credo che tra queste due posizioni, a mio giudizio, non è giusta né una né l'altra, probabilmente bisogna trovare l'equilibrio e la formula giusta perché entrambe possano convivere. E per gli iscritti alla scuola, una cinquantina di persone di un territorio ampio, direi, e anche come provenienza e come ruolo, direi, abbastanza ampio, anche se prima la riflessione che facevo con qualcuno è che non ci sono. E quindi in questo caso prevale la posizione del dire bisogna cambiare da fuori. Al di là delle battute, credo che comunque da questa scuola potrebbero anche rinascere dei futuri amministratori, quindi ben venga secondo me questa composizione. Stamattina ci accompagneranno nella riflessione Alessio Ciacci, ex assessore del comune di Capannori, poi eventualmente potrebbe anche spiegarci la cosa, se gli fa piacere. E stiamo parlando di 4-5 anni fa, non è che stiamo parlando di chissà quanto, ci diceva che con le fonti rinnovabili non andavamo da nessuna parte. Io non so quanti se lo ricorderanno questa storiellina bellissima. Sì, fatele queste rinnovabili, figuriamoci se non possiamo fare le rinnovabili. Chi è che può essere contrario alle rinnovabili, il sole, il vento? È delle conoscenze, insomma, qualcosa che ha a che fare con un minimo di alfabetizzazione territoriale che abbiamo visto in questi ultimi anni, da decenni manca totalmente, quindi io parlo dal punto di vista della geografia, del geografo, per cui non sono architetto, quindi non sono abilitato a firmare nulla, non ho un albo professionale di appartenenza. Io appartengo solo all'Accademia, quindi esprimo idee, lavoro sulla... Capito in realtà, cioè il concetto di densità, cioè nel senso che ad esempio l'altro ieri c'è stato a Vicenza un incontro in cui c'era presente Andrea Foggio di... Come si chiamava? Partito Comunista. Bravo. Allora, perché andava sempre a botteghe oscure? Allora, per quando si fa il discorso del paesaggio, bisogna partire, e purtroppo ci impiegheremo 5 minuti.